Senna, una partita particolare e un gol con dedica oppure no? Le sue dichiarazioni settimana su Torino avevano suscitato parecchie polemiche. Certo, io ho espresso quello che mi passava per la testa. Mi auguro e spero di non aver offeso nessuno, perché non credo che ci si debba offendere quando uno dice la verità. Io mi auguro anche che i miei scompagni abbiano inteso per il verso giusto le mie parole. Era un motivo per spronarli, per creargli uno stimolo in più, e se queste mie parole fanno sì che si individui un nemico nei loro confronti, ben vengano, e te le ripeterò anche. Ecco, però mi auguro che trovino la forza e il coraggio di uscire, al di là di quello che ho detto. Beppe Lussena vuole salvare il Torino fustigandolo, ma oggi i suoi ex compagni non hanno voluto o potuto dargli ascolto. A Genova continua a non piovere e sta per scattare il razionamento dell'acqua, ma al Ferraris e di Marassi sono piovuti i gol della Sampdoria, 5 tutti in una volta. E Vialli e Mancini hanno dimostrato che quando sono in giornata i gol non li razionano di certo. La partita si annuncia dura e spigolosa e le polemiche della vigilia hanno arroventato il clima. Vecchie ruggini e la disperata classifica del Toro fanno il resto. I Granata comunque partono bene, senza alcuna soggezione. Miller e Bresciani in attacco si danno molto da fare e Zago porta in vantaggio il Torino raccogliendo un cross di Bresciani. La Sampdoria si butta in avanti con foga, ma un brivido corre in campo al quarto d'ora. Zago e Victor si inzuccano fortuitamente ma con violenza ed escono in barella. La mezzala del Torino riporta uno stiramento ricadendo. Victor invece sviene ma poi si riprende. I sanitari parlano di trauma cranico e stato commotivo. In serata l'esame dell'attacco esclude complicazioni. Lui domattina comunque vuole partire per Barcellona per sposare la fidanzata Silvia, ma i medici glielo hanno sconsigliato. Auguri comunque. Il pareggio blu cerchiato lo segna Dosseno. Per la Samp finisce un incubo e comincia la rincorsa alla vittoria. Il Toro cede. I guai della squadra paiono arrivare soprattutto dalla difesa. Ferri e Rossi non riescono assolutamente a tenere Vialli e Mancini. E quando il terzino Carboni scarica in rete il gol del 2-1, anche Sala comincia a temere il peggio. Prima dello scadere, Gianluca Vialli ripete un altro gol alla Gigi Riva e il popolo doriano si avvia a celebrare la goleada. La ripresa praticamente non ha storia. Il Torino si batte come può, ma si scopre ulteriormente e Roberto Mancini segna una doppietta certamente carica di significati. Prima dopo un'azione rapidissima, poi sfruttando un errore della difesa avversaria. Questo ritorno in forma di Mancini è sicuramente di buon auspicio per la rincorsa della Samp. È anche un segnale per la nazionale o no? No, per la nazionale non devo mandare nessun segnale. Vicini mi conosce benissimo. Lui giustamente adesso prova altri giocatori, visto che manca un anno e mezzo al mondiale, quindi non c'è nessun problema. Qual è il male oscuro del Toro? È un problema di ambiente o ci sono ancora grossi problemi per la squadra? No, beh, sicuramente è una squadra che ha dei problemi. Io spero che riesca a superarli presto, perché in effetti siamo in una posizione di classifica molto delicata. Però io spero che adesso questa squadra avrà un calendario abbordabile e dovrà cercare di fare i punti, soprattutto in questo periodo. Se non lo dovesse fare, effettivamente potremmo trovarci in grosso rischio. Oggi le occasioni sono state sfruttate e la Samp ha vinto la grande. Abbiamo giocato bene. Per me era molto importante come abbiamo reagito dopo 0-1. Ho visto una squadra fresca, i giocatori sono pieni di idee, non giocano un calcio povero. Però oggi anche abbiamo segnato per esempio due gol quando era molto difficile da segnare, come gol che ha fatto Vialli, era un gol proprio difficile segnare, solo giocatori come Vialli possono segnare, anche gol che ha segnato Carboni era difficile.